Ti capita mai di voler riaccendere l'immaginazione, insomma, quella capacità creativa di quando eri bambino? Ciao ragazzi, oggi vorrei parlare di immaginazione, di come riaccendere questa potenzialità che abbiamo da bambini, ma poi crescendo pensiamo non sia importante, non sia tanto utile. Mi ha fatto venire in mente questo aspetto una nostra lezione, nella quale c'era una nostra allieva, che è una ragazza molto piccola, che stava facendo un esercizio per sviluppare, per riaccendere, insomma, questa potenza creativa, questa nostra facoltà di immaginare. E ascoltandola, ovviamente, ero affascinato dal fatto che, come tutti i bambini, aveva una capacità di ricreare situazioni, personaggi, di crearsi quindi una storia, però al tempo stesso, ogni qualvolta iniziava a raccontare qualcosa, si rifaceva, anche se in piccola parte, a qualcosa che aveva già visto, a qualcosa che aveva già ascoltato. Ecco, in quel momento, ovviamente, oltre a sorridere del fatto, insomma, che stava raccontando questa storia, era molto bello anche ascoltarla, mi ha fatto ripensare al fatto che se una bambina si rifà così tanto a qualcosa che ha già visto e quindi ha delle piccole difficoltà nel ricreare, nell'immaginare qualcosa, posso immaginarmi cosa può fare un adulto in questo, quanto l'adulto ha perso, soprattutto negli ultimi anni con l'arrivo della tecnologia, questo potere di creare qualcosa, di immaginare. Ecco, con questo video voglio darti quei due esercizi che puoi fare per riaccendere, insomma, questa immaginazione. Il primo esercizio che posso darti è questo, di prenderti un personaggio e crearti una storia. Ecco, potrà sembrarti un esercizio banale, ma la cosa che ti consiglio di fare è proprio questa, di andarti a cercare un personaggio, può essere anche immaginario, ancora meglio, tratto da un libro o da più libri. Prendi questo personaggio, crea una storia, cosa vuol dire? Creare un'ambientazione, quindi ci saranno sicuramente altri personaggi intorno a lui. Un'ambientazione significa anche creare una location, cioè un luogo dove è questo personaggio, dove vive. Poi ci saranno anche degli antagonisti, delle persone che dovrà affrontare e poi anche il finale di questa storia, che può essere un finale a lieto fine, un finale aperto o un finale, insomma, che sceglierai tu. Ecco, questo ti aiuterà a riaccendere un po' questa immaginazione. Un altro esercizio che puoi fare, e che anche questo può sembrarti banale ma spesso non ci capita di fare, è di leggere a voce alta. Sicuramente anche leggere un libro, e questo lo puoi fare soltanto con gli occhi, la tua immaginazione viene accesa, ma attraverso la voce e riascoltando la tua voce è come se stimolassi il tuo cervello, la tua mente a rievocare delle immagini. Non so se ti è mai capitato, per esempio, di ascoltare un audiolibro dove la voce, ovviamente era una voce che riusciva ad affascinarti, aveva la capacità di ricrearti delle immagini. Ecco, quindi riascoltandoti tu attraverso la tua voce, se non ti piace, puoi sicuramente imparare ad accettarla, a migliorarla. Abbiamo parlato più volte, insomma, ci sono anche dei modi per farlo, ad esempio qui a Doppiaggio in Carrozza lo facciamo. Ti consiglio, insomma, di leggere a voce alta. Istintivamente ti verrà di farlo con gli occhi, anche io lo faccio sempre, però leggere così a voce alta ti aiuterà sicuramente a rievocare determinate situazioni e sensazioni. Ecco qui due suggerimenti, due esercizi, che poi ce ne sono davvero tanti, per mettere in atto, insomma, la tua immaginazione. È molto importante l'immaginazione, la stiamo un po' perdendo, perché l'immaginazione non è soltanto per il mondo artistico, ma qualsiasi cosa tu stia facendo, perché ti permette di creare qualcosa di nuovo, di avere delle idee, di essere innovativo in tutto ciò che fai. Quindi tornare ad immaginare qualcosa che forse dovremmo fare tutti. Se vuoi riaccendere, insomma, un po' questo potere immaginativo, ti aspetto ad uno dei nostri corsi, perché noi questo lo mettiamo in pratica, perché ovviamente attraverso la parola, attraverso il linguaggio, la voce e il doppiaggio ci dobbiamo ricreare delle situazioni, delle immagini, delle sensazioni, quindi questa viene stimolata continuamente. Io ti aspetto ovviamente ad uno dei nostri corsi. Se ti è piaciuto questo video, se ti può essere stato utile, condividilo con chi vuoi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!